Come sempre, un sincero ringraziamento alla libreria per quest'opera preziosa e anche ai presenti che insomma, riempiono praticamente la sala, perché quando si impostano questi argomenti c'è sempre un certo timore. Gli esoteristi spesso non si interessano molto di questioni economiche, sociali. E poi c'è un precedente nefasto illustre, cioè dopo la pubblicazione del suo libro in materia, Rudolf Steiner tenne dei cicli di conferenze, anche quelle poi trasferite in un testo, e chiude questo ciclo dicendo: continueremo alla prossima occasione. E poi c'è una nota all'editore, dice: purtroppo la prossima occasione non c'è mai stata perché nessuno ha mostrato interesse per questi argomenti. Diciamo una nota di demerito per gli esoteristi, perché invece i non esoteristi si mostrarono attentissimi. Il libro ebbe nel 1920 una recensione eccezionale nel Daily News e il sistema britannico ha imparato molto dalla concezione sociale di Rudolf Steiner, l'ha saputo applicare molto bene, non tutta, non completamente, perché anche loro hanno i loro limiti. Ma non è un caso che in Inghilterra ci sono molte, molte scuole steineriane eccellenti, supportate dalla finanza pubblica. Ora, il problema sociale esiste e da quando esiste possiamo essere certi di una cosa: non si può eliminare. Quindi qualcuno dirà: allora lei di che ci parla stasera? Non ci sono soluzioni miracolistiche. Chi le propone, le propala, le paventa, lo fa per prendere voti, ma non esiste una medicina definitiva per il sistema sociale, come non esiste un cibo che ci tolga la fame per sempre. E allora in che cosa consiste la concezione steineriana? Nella proposta di un metodo che consenta agli operatori, ai cittadini, agli utenti, continuamente di raccordarsi per rimettere sul binario il sistema sociale che di suo devia sicuramente dalla rotta più consigliabile. Quindi questa è la soluzione, cioè una soluzione vivente e dinamica. Ovviamente il malessere sociale si percepisce con una certa lentezza, soprattutto dal divulgarsi, dal moltiplicarsi delle sofferenze. È molto diverso il caso nell'ingegneria edile, dove se crolla un ponte è abbastanza semplice risalire ai responsabili e alle eventuali mancanze di attenzione, di capacità professionale. E poi bisogna accertarle, potrebbe essere un evento sismico tipo Osaka, Los Angeles, dove il ponte era fatto benissimo. E invece in campo sociale ci vuole tempo. Ora, detto questo, chiunque ha un po' di senso vivo per la realtà deve riconoscere che ci servono idee nuove, assolutamente. Con quelle attuali non si riesce ad andare avanti. Adesso non tanto perché ci sono 45 guerre calde nel mondo in questo momento e ogni 2 minuti una persona viene uccisa da una pallottola. Se andate negli ospedali, nelle zone belliche, sono quasi tutti civili. C'è un militare ferito ogni 6 civili, 7. Non solo per questo, ma per questo strisciante imbarbarimento della vita sociale, comincia a minacciare le coscienze e la stabilità delle personalità. Giustamente il Papa ieri si è dichiarato scandalizzato per la brutalità di questa campagna elettorale francese, che aveva sempre avuto un certo livello. Mi ricordo i dibattiti tra Mitterrand e i suoi compagni, ci muovevamo con citazioni filosofiche auliche. E qual è il sintomo più evidente di tutto questo? È il calo demografico. Noi come occidentali, abbiamo detto tante volte, ci troviamo nel periodo che si definisce dell'anima cosciente. Ognuno lo può provare su se stesso. Se c'è una cosa che detestiamo è che qualcuno ci forzi a fare qualcosa di cui non siamo padroni e non riusciamo a capire il motivo. Non riusciamo insomma a percepire tutta la dimensione chiaramente. Non ci va di essere portati a fare decisioni, prendere decisioni o comportamenti di cui non capiamo bene la ratio. Vogliamo esserne coscienti. Poi
Però il lato negativo è che l'anima cosciente presuppone che si prenda coscienza di tutto, non solo dell'aspetto materiale, economico o meramente sociale, ma anche di quello spirituale. Se no, si rischia di essere soltanto consapevoli degli aspetti negativi. È vero che il calo demografico si fa giustamente risalire alle cause economiche, alle difficoltà di occupazione. Allora, ricordiamoci, in passato famiglie di modesta origine, c'erano 8, 9, 10 figli, vivevano tutti, insomma. In genere ci pensava una guerra poi a risolvere i problemi dell'INPS. Ma ci sono paesi in cui questo teorema vacilla terribilmente. Il calo demografico più grave è quello tedesco. La Germania da 4 anni in questa parte ha un surplus economico, gestito male, peggio per loro. Non ha deficit, controlla il debito, ha un welfare capillare, efficientissimo. Si è permessa di assorbire 1 milione di siriani senza battere ciglio, tutti già inseriti. Coppie che si devono sposare, gestanti, hanno tutti già dei aiuti previsti. A Berlino una casa costa meno della metà che a Roma. C'è un mercato degli affitti fiorentissimo in Germania, mini job, c'è di tutto. Eppure non si fanno figli. Perché? Perché sono molto coscienti i tedeschi. Sono un popolo molto evoluto, la storia li ha maturati molto, anche attraverso i disastri, e vedono con paura questo futuro e esitano a mettere al mondo dei figli. L'ultimo libro del professor Sartori, non a caso si chiamava La corsa verso il nulla, si chiama tuttora, scusa, accenna un po' a queste problematiche. Ora, qual è la novità dunque concettuale che ci presenta l'antroposofia, per cui siamo qui oggi a fare un piccolo disastro? Eccolo qua, è questa. Tripartizione, o per meglio dire, triarticolazione dell'elemento sociale. Poi vedremo perché c'è questa distinzione tra triarticolazione e tripartizione. In tedesco le due parole si assomigliano parecchio. Il testo fondamentale, che invito tutti a leggere, i punti essenziali della questione sociale, edizioni antroposofiche. Non si tratta naturalmente di un processo eversivo, questo è evidente. L'antroposofia tende molto a conservare il buono che l'umanità è riuscita a fare e tutelarlo accuratamente. Si vorrebbe continuare a costruire eliminando il malsano mentre si costruisce, il che significa che siamo pronti o bisogna prepararsi a un processo di compromessi sempre più meno marcati, ma comunque inizialmente almeno inevitabili. E spesso accompagniamo queste riunioni con la valutazione della risposta, diciamo, sociale, della scienza, della cultura imperante, che ci vede un po' come narratori di fiabe. La descrizione che diamo, che dall'antroposofia del cosmo, del sistema solare, dello zodiaco che abbiamo trattato qui, è considerata con un sorriso di compiacenza. Oggi siamo proprio nell'utopia. Perché di fronte alla complessità del mondo moderno, una proposta onnicomprensiva viene guardata con un certo sarcasmo. Però non si pensi che per questo l'antroposofia non è consapevole della complessità. Questo sarebbe un errore di valutazione. Poi è facilissimo, basta gettare uno sguardo nel mondo della finanza, la giungla di lupi, dove l'unica regola è il caveat emptor, cioè chi compra stia attento. Dove c'è una guerra feroce, dove la tecnologia permette di scambiare lo stesso titolo migliaia di volte in pochi secondi, in millesimi di secondo, e ogni scambio porta un guadagno o una perdita. La produzione più diffusa, quella dei telefonini, vengono disegnati nel paese di origine, poi attraversano 7-8 paesi sottosviluppati, dove il lavoro costa poco, finalmente vengono prodotti in tutto il mondo. Si arriva ad avere guadagni tra i 35 e il 40% netti, dove una grande società petrolifera, i nomi non li facciamo mai, che impegna navi, piattaforme, tecnici, arriva sì e no al 9%.
Cioè, questo è un mondo complicatissimo, ne siamo perfettamente consapevoli. Poi non ci mettiamo terrorismo, eccetera, eccetera. Ora, quindi nessun populismo, proprio nessun populismo, anzi chi vi parla, vi assicuro, ha un certo rispetto per chi, sia pure mosso da ambizione, si prende l'onere di amministrare, di governare, di cominciare un'impresa, un'iniziativa o semplicemente di innovare. E deve affrontare dei piccoli moloch. Ora, il disordine sociale non si manifesta soltanto con un degrado che può essere anche sopportabile al momento. Nel medio periodo sicuramente si trasferisce sul settore della valutazione comparata e si riscontrano gravi disuguaglianze. In questo momento siamo al top assoluto. Raramente ci sono state disuguaglianze come adesso. La crisi che ha distrutto 500.000 imprese solo in Italia, con molti piccoli imprenditori si sono suicidati, lo stesso è avvenuto in Francia, ha arricchito un numero esiguo di persone straordinariamente. Ora, le disuguaglianze, non c'è da illudersi, portano al conflitto. La misura di questo conflitto non è prevedibile. Però Piketty, Thomas Piketty, nel suo best-seller Il Capitale del XX secolo, ci dice, nel XXI secolo, che ci sono stati solo due momenti in cui le disuguaglianze si sono pareggiate, gli anni successivi alle due guerre mondiali, che è una constatazione preoccupante, perché potrebbe significare che per uguagliare le situazioni ci vuole una guerra, speriamo di no. Oppure che le disuguaglianze sono state una causa importante dello scoppio del conflitto, e questo è sicuramente vero. Nell'affrontare queste tematiche dobbiamo anche tenere conto di una prospettiva storica. Rudolf Steiner ha formulato questa concezione sociale 100 anni fa, nel 1918-19, quando l'Europa era completamente distrutta, c'era un grande vuoto amministrativo sociale, c'era spazio. Ma lui veniva da un mondo in cui, per esempio, la Londra di fine secolo la definisce tranquillamente inferno. C'è un bellissimo resoconto di un marajà indiano che aveva ricevuto dal governo inglese una pensione che gli permetteva di mantenere un piccolo esercito e quindi l'ordine nella sua provincia. Quando il governo inglese è subentrato, gliel'ha tolta, ha mandato il suo segretario a Londra per perorare la causa. Questo veniva da un'immagine inglese di divise fiammanti, grandi parate. Arrivata a Londra ha trovato una città con quasi le fogne a cielo aperto, un fiume che non si riconosceva più l'acqua, 30.000 prostitute tutte malate, accattoni da tutte le parti, case fatiscenti. E poi è tornato in India e ha detto, ah, guardate che con una scrollatina ce li togliamo di dosso questi. È cominciato così il movimento insurrezione. Cioè, la situazione dell'epoca, per fortuna, non è più quella di oggi. E quindi molte delle situazioni si sono evolute proprio nella direzione suggerita da Rudolf Steiner, perché a molti sviluppi nessuno aveva pensato. Ora, storicamente parlando, come siamo arrivati ai nostri giorni? Se esaminate le antiche civiltà orientali, asiatiche, non andiamo più in là di egiziani, caldei e babilonesi, perché è sufficiente, sono teocrazie, cioè il governo è affidato alla casta sacerdotale che tenta di interpretare i voleri della divinità. Emblematico Mosè che riceve le tavole della legge. Ecco. Lo stesso codice di Hammurabi, in realtà non è che questo, per aspettare un codice di leggi veramente umane bisogna aspettare l'impero romano, perlomeno la civiltà romana. Proseguendo, la civiltà si sposta verso Occidente, in Grecia, e al sacerdote si affianca il filosofo, statista, personaggi come Pericle, Dionigi, il tiranno famoso di Siracusa, tiranno nel senso buono del termine. Proseguendo ancora, la civiltà romana concretizza l'aspetto giuridico statale e la figura proprio delle istituzioni, senato, apparato militare, quartier generale, eccetera, che sostanzialmente
ancora oggi i reparti locali e regionali dei carabinieri mi pare che si chiamino ancora legioni. E nel Medioevo si fondono i due elementi, quello spirituale religioso e quello giuridico. E abbiamo un approccio religioso giuridico. Basta leggere Sant'Agostino, San Tommaso, o se no la Cappella Sistina a Roma è un giudizio universale espresso in forma artistica. Ancora più occidente, venendo verso i nostri giorni, nell'Europa mitteleuropea, eccetera, l'elemento religioso diventa autonomo, non a poco prezzo, Per passare dal cuius regio a eius religio, a libera chiesa in libero stato, ci sono state guerre di religioni terribili, o perlomeno a sfondo religioso. Comunque, l'elemento religioso diventa autonomo e quello giuridico si espande moltissimo. Il diritto romano è la base di tutte le giurisdizioni europee, non solo, continuando con lo sviluppo delle città medievali, della borghesia, delle corporazioni, comincia a emergere il terzo elemento, cioè l'economia organizzata, che prima non si svolgeva su parametri veramente molto regolamentati, era piuttosto legata alle condizioni del suolo, del tempo, delle stagioni, dei raccolti, eccetera, eccetera, eccetera. E l'economia è diventata rapidamente la predominante. È così anche oggi. Sentite un dibattito, leggete un articolo, 80% sono temi economici. Addirittura è stata scavalcata dalla finanza. La finanza, che dovrebbe essere il supporto principale dell'economia, è diventato il più grande pericolo per l'economia. C'è chi dice poi che addirittura la finanza sia stata surclassata dalle agenzie di rating. Però qui ci fermiamo, perché speriamo un giorno di fare una conferenza su temi economici steineriani. E in quella sede approfondiremo. Dunque, ereditiamo dal passato queste tre dimensioni, spirituale, giuridica ed economica. Infatti, le ho messe in quest'ordine perché lo fa anche Rudolf Steiner, perché quella prevalente oggi è quella economica. Storicamente no, è l'ultima. Però come rilievo è sicuramente questa. E dobbiamo subito constatare che sono articolate in un modo molto confuso e da qui vengono tutti i nostri guai. E il termometro, la spia di questa confusione è la nostra incapacità di inserire il lavoro nella società moderna. È un fallimento. Non ci riusciamo. Non ci riusciamo perché non solo i tassi di disoccupazione sono quelli che sono. In Europa in questo momento ci sono 27 milioni di disoccupati totali, più dell'Australia, credo, della Nuova Zelanda messi insieme. O forse no, sto esagerando. Sicuramente più dell'Australia. Poi ci sono tutti quelli che fanno lavoretti, appena appena, i mini job, 400 euro al mese. E le prospettive non sono incoraggianti. Anche qui Rudolf Steiner sottolinea bene un processo che si è rivelato poi nefasto. Cioè, nell'antico sistema, ancora medievale, delle corporazioni, che si pensa che difendessero solo gli iscritti, ma difendevano anche i consumatori calmierando i prezzi, la figura centrale della produzione era l'artigiano, il quale viveva in un mondo completo, partecipava degli stessi valori di tutti gli altri, e in più aveva una sua dimensione personale rappresentata dal prodotto finito. Il calzolaio cominciava dalla tomaia e poi c'aveva la scarpa finita, aveva questa sensazione di produzione completa. È intervenuta, a seguito delle scoperte tecnologiche più importanti, la divisione del lavoro moderna, che è una benedizione. Perché senza la divisione del lavoro noi non godremmo del minimo benessere materiale. Prima dell'invenzione della stampa, un libro costava come una casa. Quando si procedette alla traduzione in tedesco della Bibbia, l'imperatore commissionò al più importante convento tedesco la produzione di copie. I frati in quei tempi, anche i benedettini, non hanno mai scavato la terra con la zappa, la lasciavano fare ai disoccupati del posto, è stato appurato chiaramente,
lavoravano in questo senso. Beh, questo monastero riusciva a produrre due bibbie all'anno, impegnando un numero altissimo di amanuensi, eccetera, eccetera. Ecco, la divisione del lavoro, ovviamente, parcellizzando l'impegno, la catena di montaggio del T4 di Henry Ford, quello è il modello fondamentale, ha permesso che cosa? Dalla produzione di una macchina all'anno a 100 macchine al giorno, calo dei prezzi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per l'operaio inserito, questo che ha significato? Il passaggio dall'artigianato all'industria è uno sconvolgimento enorme. Intanto non ha più la soddisfazione del prodotto finito, spesso non sa nemmeno a quale processo produttivo partecipa, gli viene assegnata una celluletta e fa sempre quella. È estraniato completamente da tutto un mondo tradizionale di valori ricevuti nel tempo, per cui si aggrappa soltanto alla concezione scientifica, l'unica disponibile. E piano piano si forma la convinzione, tra l'altro surrogata da pezzi da 90 della cultura economica del tempo, prima di tutti Marx, che l'ideologia, la spiritualità sono tutte sovrastrutture dell'economia. Per cui, e qui veniamo ai giorni nostri, questa non è più soltanto una convinzione di operai, è molto diffusa. Se si risolvono i problemi dell'economia va tutto a posto e questa è la via diretta verso la catastrofe. Non ci sono dubbi. Ora possiamo cominciare un po' più a scendere in profondo e vediamo che la sfera economica in realtà riguarda solo la merce. Ci sono state parecchie deviazioni intellettuali in proposito, ingiustificate. Cioè produzione, circolazione e consumo. Volendo poi definire il concetto di merce, che chi si occupa di economia sa che potremmo riempire questa biblioteca, questo scaffale, noi troviamo una formula temporanea che ci può soddisfare momentaneamente e ci rinviamo alla conferenza sull'economia. Merce, qualunque cosa che grazie al lavoro umano ovunque venga trasportata sia suscettibile di consumo. Ecco, ci dobbiamo accontentare per ora. Ora, qualcuno potrà sicuramente sottolineare che queste tre formule, produzione, circolazione e consumo, sono ampiamente diffuse. Sì, ma la soluzione che suggerisce la tripartizione è quella associativa, cioè economia fondata su associazioni di produttori, commercianti e consumatori. Noi ne abbiamo tante di formule parziali, Confagricoltura, Confesercenti, Confartigianato, Confconsumatori, eccetera, 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 ma sono soltanto difensori di quella categoria. Evidentemente la possibilità di confrontare continuamente in un'associazione tutte queste esigenze comporta un quadro della situazione completamente diverso. Perché quale dovrà essere il primo compito di un'associazione di questo tipo? Individuare i consumi necessari e sostenibili. Con l'attuale sistema noi viaggiamo verso la catastrofe velocemente. Provate a chiedere a quelli che vivono a Pomezia oggi come si sentono. Scuole chiuse non si sa fino a quando. 5 chilometri di raggio impraticabili a tempo indeterminato, agricoltura, tutti i pozzi chiusi. Prenotazioni di visite ai centri specializzati in intossicazioni. Tutti stanno calcolando quanta dioxina ha liberato la plastica bruciata. Si teme persino l'amianto. E di depositi così intorno a Roma è pieno. Noi produciamo una quantità di rifiuti che non si sa più dove mettere assolutamente. Smaltimenti, riciclo, sì, tutte cose eccellenti, ma si fa anche molto in questa direzione, perché per esempio l'Italia, forse non si sa, e siamo patriottici, è il primo esportatore mondiale di cartone riciclato da cartone fabbricato con carta riciclata.
è già arrivata all'8% di energia prodotta voltaicamente, all'avanguardia. Ciò nonostante, se, e questa è la formula che ci interessa, l'aumento di reddito continua a essere proposto attraverso l'aumento della produzione, questa è una strada senza futuro. Controllate tutte le varie scuole economiche dei vari premi Nobel, i guru dell'epoca moderna, tutti vi dicono che la soluzione è la crescita. Intanto noi ci permettiamo di approfondirlo il concetto di crescita. Si può crescere filosoficamente, artisticamente, umanamente. Si può crescere perché si impara a suonare il violino. Si può crescere perché si impara una lingua straniera. Con far coincidere sempre il concetto di crescita con l'aumento di beni di consumo materiali è un modo molto riduttivo di intendere la parola. Ora, dobbiamo per forza insistere su questa linea, perché c'è uno spreco, per esempio, alimentare clamoroso. Ogni cittadino della Terra dispone di un bovino per la sua alimentazione. Ci sono 7 miliardi di bovini che producono, mi scuso per l'argomento, una quantità di metano inquinante che mette paura. Per fabbricare, usiamo questa parolaccia, una bistecca ci vogliono 1000 litri d'acqua. 1000 litri d'acqua è un metro cubo di acqua. Poi ci sono 1 miliardo di suini e 25 miliardi di capi di pollame. Questo quando tutti i clinici in tutto il mondo raccomandano di ridurli i consumi di carne perché si è accertato che non erano adatti per un uomo che faceva tutto a mano, che doveva sviluppare una massa muscolare continua. Ma qui anche per andare a comprare il giornale si prende la macchina, ascensori, computer, ormai si muove... Muoviamo dal gomito alla punta delle dita, se ne va bene. Mouse, già un po'. Mouse è faticoso, ma comunque vabbè. Adesso l'hanno tolto il filo, è un po' meglio. È chiaro che l'alimentazione è funzionale all'attività. Poi, non so, avrete notato che ogni anno, purtroppo, New York è bloccata da una tempesta di neve, 2 giorni. Quest'anno 8.000 voli cancellati. Cioè in un solo aeroporto in 2 giorni si cancellano 8.000 voli. Un volo Londra-New York qualche anno fa consumava 36.000 litri di kerosene, 36 metri cubi, metà di questa stanza. Sicuramente l'avionica è migliorata, si usa la fibra di carbonio, gli aerei sono più leggeri, il rapporto tra combustione e carburante è migliorato, ma non va mai oltre il 40%. Diciamo che sono 30.000 sti litri, ma vanno a bruciare proprio nella parte più alta dell'atmosfera, dove l'inquinamento è più... Chiaro che se mi sente qualcuno qui dell'agenzia turistica, fuori mi aspetta e me le suona. A parte che non credo che le agenzie turistiche soffrono tanto se a febbraio si ferma l'aeroporto di New York o quello di Chicago, che sono quelli che si fermano sempre. Però anche loro si dovranno prendere la loro parte di corresponsabilità nel gestire questo futuro. Le Hawaii erano un paradiso del turismo, adesso sono moribonde, perché nel Pacifico c'è un'isola di rifiuti essenzialmente plastici, perché la plastica non si distrugge mai, grande come il Texas, che è uno degli stati americani più grandi. Difficile da fotografare perché non è proprio in superficie, ma leggermente sotto, e poi è instabile, si dilata. Bene, per un gioco di correnti costante viene spinto contro questo filtro delle Hawaii e di altri arcipelaghi. Sulle spiagge ci sono montagne di detriti, rifiuti, migliaia e migliaia, direi milioni di animali morti. Se aprono gli uccelli morti, trovano i trucioli di plastica intatti nello stomaco. Gli uccelli non sono in grado di riconoscerci, alimentano i piccoli con la plastica. La plastica miniaturizzata entra nei pesci e mi fermo qua. Ora, gli scienziati hanno dichiarato la completa impotenza di fronte a questo fenomeno. Chiedono una cosa sola, fermate queste produzioni, dateci 2 o 3 anni per trovare una soluzione. Invece quest'anno, per esempio, negli Stati Uniti sono programmati 52 milioni di tonnellate di bottigliette di plastica, le quali si riciclano solo se sono in PET, tutto il resto come bottiglietta non si può riutilizzare. Le buste di plastica
credo che siano più o meno su questi livelli. Certo, se voi prendete un industriale e gli dite, ma ti rendi conto? Quello dice, ma io do lavoro a tutto il mondo a 20.000 persone, che li vuoi mandare disoccupati? No. Ecco perché ci vuole un'associazione. Ci vorrà un po' di sacrifici da tutte le parti, bisogna mettersi lì e discutere che nessuno vuole mandare sul lastrico i padri di famiglia, ma avranno anche loro figli e nipoti. È interesse che non si prosegua su questa strada. Rudolf Steiner 100 anni fa diceva: se si continua con l'attuale visione intellettuale economica, prima si distruggerà la temperatura, l'abbiamo già fatto, poi l'aria. Mezzo milione di europei muoiono 7-8 anni prima nelle nostre città per colpa dell'inquinamento. E poi l'acqua. Sull'acqua non dico niente perché le pubblicazioni sulla minaccia riguardanti l'acqua sono capillari. Allora, qual è la differenza tra il sistema di cui stiamo parlando e l'attualità? È che è l'uomo che prende le decisioni, non le leggi economiche. Non si vuole sparare a zero sull'economia, c'è chi lo fa. Non ci affiliamo a questo gruppo, per esempio quelli che dicono che gli economisti sono bravissimi. Negli ultimi 10 anni hanno previsto 7 crisi su 3. Edward Law, che era uno dei guru dell'MIT, diceva: la fisica col 3% delle sue leggi spiega oltre il 90% dei fenomeni. L'economia col 90% delle sue leggi non riesce a spiegare veramente nemmeno il 3% dei fenomeni. È una critica un po' feroce. È inevitabile, perché la fisica si occupa dell'inorganico, qualcosa di morto. L'economia si deve occupare del rapporto tra l'uomo e i suoi beni materiali, un essere vivente, che si nutre di una natura vivente, che è molto sensibile ai sbalzi climatici, a inquinamenti, eccetera, eccetera. Però, fatto salvo l'accertamento, la convinzione che alcune vere leggi economiche sono una benedizione e che l'economia che riesce a indirizzare verso il futuro è utilissima, perché se non lo fa non serve a niente. Di archivi economici ne abbiamo a bizzeffe. Se l'economia non si proietta verso il futuro, è lo stesso rapporto della storia della filosofia con la filosofia. Fatto salvo questo, però è evidente che i problemi sono pratici e vanno di volta in volta risolti a livello pratico. Quindi in queste associazioni ci sarà l'esperto di produzione, l'esperto di commercio, l'esperto dei consumi. Tutti e tre hanno interessi che gli altri due siano capaci. Perché se l'esperto del commercio vede che i produttori sono incapaci, lui poi che commercia? Se il consumatore vede che gli propinano sempre roba variata, inefficiente e cara, farà sentire la sua voce. È molto più probabile che in un sistema economico così integrato si trovi all'interno la risposta alle esigenze e sia meno evidente la tentazione di adire alla sfera politica per strappare quello che non si riesce a conquistare in economia. Ora, questa è la parte utopistica che avevo accennato all'inizio. Indubbiamente con un sistema attuale dove c'è una concorrenza feroce, dove di fronte al guadagno nessuno veramente riesce a proporre alternative valide, si può sogghignare di questa visione. Però c'è qualcuno che dice che il riso abbonda nella bocca degli incoscienti e degli stolti. Concludiamo questa sezione confermando che il sistema economico poi si sceglie da solo i propri vertici. Cioè deve essere autonomo anche in questo. E lo farà come sostanzialmente avviene attualmente nelle considerazioni di chi gestisce le attuali corporazioni. La Confindustria generalmente nomina una persona capace, insomma non si mette lì qualcuno perché magari ha avuto un momento di popolarità. Il secondo sistema fondamentale è la sfera giuridico-politica, la quale si occupa essenzialmente di queste voci, anche di altro, ma queste sono quelle essenziali: produzione legislativa su base giuridica, difesa, ordine pubblico,
esecuzione delle sentenze, carceri e quant'altro, fiscalità generale. Ora, abbiamo detto che l'economia ha camminato molto, ma anche questa sfera. Dai tempi di Rudolf Steiner non ci sono paragoni. Abbiamo pensioni, protezioni delle gestanti, protezioni delle minoranze, aiuti agli handicappati. È stato fatto molto. È stato fatto veramente molto. Il problema è quale? Che spesso lo Stato esce da questa cornice e fa danni. È evidente che l'esecuzione delle sentenze non può che essere affidato alla forza di polizia, cioè, mentre l'emanazione delle sentenze, come vedremo, no, dalla giurisprudenza operante. E in quest'ottica emerge immediatamente che il rapporto fondamentale è quello del lavoro. Le norme relative alla lunghezza, alle modalità del lavoro e all'orario di lavoro non le deve produrre la sfera economica, perché tutto quello che produce l'economia diventa merce. Un diritto che nasca all'interno della sfera economica diventa merce, è solo questione di tempo. Le norme che regolano il lavoro devono venire dall'apparato giuridico. Qualcuno dirà, ma in questo modo si rischia di ridurre la produzione. La riduciamo. Non è che un essere umano può essere inchiodato a una macchina 14 ore perché così guadagniamo un po' di più alla fine dell'anno, questo benedetto PIL cresce. Ci saranno anche dei limiti inevitabili. E questo oggi è un principio acquisito, l'ha ribadito anche il congresso l'altro giorno a Firenze, però nella pratica noi abbiamo continuamente notizie di sfruttamenti a vari livelli e non pensiamo che sia molto recente. Nel 1912 il governo italiano approvò una legge in cui si proibiva l'uso di giovani nelle industrie al di sotto dei 16 anni. 16 anni sono veramente giovani, ma fino allora si lavorava agli altiforni con ragazzetti 10-12 anni, anche meno. Quindi questa coscienza civica del lavoro non è proprio molto datata, è alquanto recente. Chi ha la mia età si ricorderà forse 20 anni fa, proprio 20 anni fa, ci fu un testo che in materia fu scioccante, si chiamava L'orrore economico di Vivien Forester, di quale l'editore Ponte alle Grazie, spero non dire una sciocchezza. E uscì nel 96 in Francia, mi pare tradotto in Italia l'anno dopo, e trattava proprio di questo, di come si può massacrare la dignità e la salute di un essere umano per fini di speculazione economica. A questo punto noi non possiamo per esempio che citare un episodio invece luminosissimo, quello dell'Olivetti, di Adriano Olivetti. Dovrebbe essere insegnato a scuola, fedelmente, senza interpretazioni politiche. I due Olivetti, padre e figlio, sono rimasti una perla. Il loro principio fondamentale era accortezza nell'assumere, ma poi non si licenzia. Quando Olivetti emerse dai fasti della cronaca con la prima calcolatrice di dimensioni contenute, funzionava benissimo, l'avrebbe potuta vendere a 40.000 lire. Veniva venduta a 440.000 lire. Quelle 400.000 lire venivano usate per le case degli operai, per il trasporto prima ditta a organizzare da casa al lavoro con i pullman, per investirli nel circondario, nell'ambiente. Tutta la zona di Ivrea è stata beneficata molto, era una delle forme di attenzione. Un giornalista inglese scrisse un articolo che fece epoca, disse: io vengo dalle fabbriche inglesi, vedo operai che escono dall'Olivetti ben vestiti. Quelli delle fabbriche inglesi sono coperti di stracci e hanno tutti i libri sotto il braccio. C'erano 2 ore di intervallo in cui si proiettavano film d'autore, c'erano corsi di letteratura. Il consiglio di amministrazione dell'Olivetti era formato da psicologi, filosofi, pittori, musicisti, sacerdoti, perché no? Era compreso un po' di tutto. E chiudo con un episodio che fu emblematico. Ci fu la crisi, qualcuno lo ricorderà. Anche l'Olivetti ne fu colpita, consigliarono Adriano, che era antroposofo, sono stati trovati gli assegni con cui finanziava le riviste antroposofiche,
gli consigliarono di assumere 5 esperti che erano bravissimi nel gestire le imprese in difficoltà e lui li assunse. Questi lavorarono un mese e poi proposero di licenziare 9.000 persone, 10.000. E per la prima volta in vita sua Olivetti venne meno al giuramento di non licenziare che aveva fatto al padre e licenziò proprio quei 5. Dopodiché si inventò la scuola per l'addestramento dei venditori, per insegnare alla gente a proporre i prodotti, guidata da psicologi, cioè secondo i vari tipi di cliente, eccetera, che fu immediatamente copiata dall'IBM e è stata copiata poi da tutti. Le vendite sono ripartite alla grande. Vuol dire che poi chi vuole intraprendere deve avere anche una certa fantasia creativa. Tutto ispirato a che cosa? Alla sua convinzione di fondo, che oggi lascia tramortiti, la fabbrica è il posto in cui un certo tipo umano, l'operaio, deve trovare la sua realizzazione. Opinione dominante, la fabbrica è un posto dove uno bisogna farlo lavorare il più possibile, risparmiando il più possibile, ambiente, riscaldamento e tutto, e pagandolo il meno possibile. Questi sono i due estremi, adesso non esageriamo. Comunque, immaginiamo soltanto che in una nazione che non voglio nominare perché c'è abbastanza vergogna già, dove c'è la più grande multinazionale di prodotti o di pollicoltura, produzione a batteria, altra infamia di quest'epoca, la ditta fornisce i pannoloni agli operai a prezzo di fabbrica, così non perdono 10 minuti per andare ai servizi. Questo è attuale, eh? Questo è attuale. La schiavitù l'abbiamo vinta a livello della persona fisica e della sua integrità complessiva. Non si possono più vendere e comprare persone, ma è rimasta molto nella sfera del lavoro. Noi a questo punto potremmo addirittura azzardare la legge, come si può dire, fondamentale in materia, la quale dice che la salute di una comunità di uomini che lavorano insieme è tanto maggiore quanto meno il singolo trattiene per sé delle sue prestazioni, cioè quanto più dà ai suoi collaboratori, Olivetti era quasi povero, e quanto più i suoi bisogni non vengono soddisfatti dalle sue prestazioni ma da quelle degli altri. In poche parole, trovare il valore del proprio lavoro negli altri. Non è un caso così impossibile. Un bravo insegnante riceve la sensazione del proprio valore dai risultati che ottiene con gli allievi. Henry Ford venne accusato di pagare i suoi operai troppo, metteva in crisi tutto il settore, e lui diceva: ma io voglio che i primi che si comprano la T4, modello fondamentale, siano proprio loro. E andava in giro vestito molto poveramente, non partecipava a vita mondana, e quando glielo facevano notare diceva: guardi che io mi diverto a creare ricchezza, non a consumare ricchezza. Quindi questo è un po' utopistico anche questo, naturalmente, però una società in cui il lavoro individuale non sfocia nella collettività è condannata a inaridire velocemente, e questo l'abbiamo visto già in molti, molti settori della nostra vita economica. Ora qui si affronta poi il punto più delicato, il rapporto tra lo Stato, perché la sfera giuridica pubblica, difesa, è lo Stato, e l'economia. Ora questo rapporto è consolidato, si è visto che quando lo Stato si mette a fare l'imprenditore fa più danni che benefici. Viene sempre citata l'eccezione dell'IRI, ma l'IRI era molto diversa. L'IRI era un'organizzazione immensa che favoriva la nascita di imprese in territori particolarmente disagiati, eccetera, eccetera. Diciamo che quasi quasi è finito in pareggio il giudizio, e forse con qualche voto invece favorevole dal punto di vista positivo. Ma noi vediamo rapidamente che proprio adesso di questi giorni, bandiera di qua, bandiera di là, abbiamo investito non si sa quanti miliardi, 7-8, che poi adesso si parla di 7-8 miliardi di euro, ma si tratta di 15-16 mila miliardi di vecchie lire. 15-16 mila miliardi in un'impresa che comunque adesso viene svenduta. Vediamo invece compagnie aeree gestite del tutto privatamente che vanno come treni, occupano nuovi aeroporti continuamente. Qualcuno dirà: sì, ma si fanno pagare dalle province dove va. Va bene,
le province pagano perché ricavano un lancio turistico per cui gli conviene pagare. La regione Umbria paga 100.000 euro al giorno alle ferrovie per il servizio ferroviario, con i biglietti calmierati. Non bisogna essere poi esattamente troppo bacchettoni e, diciamo così, narcisisti nel senso negativo. Si vive con le difficoltà che si presentano. In materia è stato decisivo un testo che qualcuno conoscerà di qualche anno fa, Lo Stato innovatore, di Maria Mazzuccato, una bravissima ricercatrice italiana che lavora a Londra. Ha offerto una panoramica immensa dei rapporti tra Stato ed economia e li ha incentrati soprattutto su due punti, in cui è stata molto contestata, che invece, se vengono visti alla luce della tripartizione, sono perfettamente coerenti. Il primo era questo: lo Stato deve intervenire, per esempio, se un'industria farmaceutica non produce farmaci per le malattie rare. Ti capita un vaccino per l'influenza, prevedi che solo per l'Italia serviranno 20 milioni di dosi, sei indubbiamente spinta a produrlo. Dico, ci sono 5.000 casi in tutto il mondo. Probabilmente l'industria farmaceutica tenta di evitarlo. Lì però interviene proprio l'elemento giuridico che deve favorire esenzioni fiscali, facilitazioni, deve intervenire in quel punto per facilitare, quasi obbligare quella produzione. L'errore che si potrebbe fare qual è, che lì viene un po' menzionato, che lo Stato si dota di una sua struttura produttiva di farmaci, allora li farà più costosi, meno bene, ci metterà. No, non è quella la strada. Ognuno deve rimanere nelle sue capacità. Lo Stato è l'elemento giuridico, l'economia, la farmaceutica è quello produttivo, ma non che l'economia possa fare tutto quello che gli pare. È la sagacia dei governanti che deve trovare le formule per cui suscita nella ditta l'interesse a produrre anche quei farmaci. L'altro caso che ha fatto molto scalpore era quello del mancato riconoscimento dei meriti dello Stato di fronte a molti luoghi comuni. Il computer è nato nel garage di Steve Jobs. No, il computer è il risultato di ricerche lunghissime militari in tante università, poi tutti i guadagni se le è prese la ditta e queste università non hanno avuto niente. Questo però non significa che le università, che lo Stato deve creare delle sue propaggini per la produzione, no. Significa che deve creare delle leggi per cui ci sia un riconoscimento di interessi equo. Quando lessi questo basso, mi ricordo, c'era un artista italiano, un concertista, che meritatamente si esibiva in tutto il mondo con compensi favolosi. E poi si è andato anche a prendere la cittadinanza, ovviamente, in un paradiso. Però poi il fisco l'ha raggiunto. E pensavo, vedi questo, dovrebbe distribuire una parte dei suoi guadagni al conservatorio dove ha studiato, che la scuola pubblica ha sempre senza mezzi. È totalmente ingiusto che non gli dia niente, e questo lo presiede proprio la tripartizione. Quindi quel testo che secondo me è stato importante, Lo Stato innovatore, se non è visto alla luce della tripartizione merita tutte le contestazioni che gli hanno fatto, ma in quest'ottica no. Veramente le cose vanno tutte al posto loro. E concludiamo dicendo che se lo Stato fa il suo lavoro e l'economia è il suo, producono, estraggono il meglio da se stessi, cosa che non potrebbero fare se qualcosa venisse prodotto dall'altro. Quando lo Stato cerca di produrre economicamente è meno efficiente, quando il sistema economico vuole imporre le sue regole, tutto diventa merce. Anche in questo caso, naturalmente, l'elemento fondamentale finale è che anche la sfera giuridica si determina i suoi sistemi apicali, che poi sono i parlamenti. È la sfera in cui l'elemento determinante è la capacità di giudizio di ogni maggiorenne in possesso delle sue facoltà mentali. Mentre nella sfera economica l'elemento determinante era l'esperienza e la competenza nei vari settori, qui
ogni cittadino in grado di ragionare deve partecipare alla vita politica. Non è una considerazione leggera, perché per esempio, secondo quest'ottica, si può benissimo proporre un referendum sul divorzio. Ogni cittadino è in grado di decidere, magari c'è anche una situazione sua personale, se sia il caso di chiudere un'esperienza affettiva e darsi un'altra opportunità, oppure se per esempio per convinzioni religiose eccetera non sia il caso e voterà no. Ma è un giudizio che ogni singolo può dare. Stessa cosa il referendum sul nucleare, la pelle è la pelle. Ci viene assicurato che è sicuro, sicuro, poi esce fuori Three Island, Fukushima, si sa ancora come si dice, e quella continua a buttare in mare acqua radioattiva, Chernobyl, uno dice, senti un po', fammi dire la mia, ma se proponete un referendum come quello del 4 dicembre, siete fuori da questa sfera. Il semplice giudizio di un maggiorenne non può risolvere quel quesito giuridico costituzionale, tra l'altro così contorto nella sua esposizione. La mancata applicazione della tripartizione porta a questi errori madornali. Quante saranno state le persone in grado di votare avendo capito bene tutte le sfumature dell'articolo che regola i rapporti tra lo Stato e le regioni secondo quella nuova ottica, con tutti i richiami al comma. Ho studiato diritto costituzionale con Sandulli. Se avessi portato una cosa del genere mi diceva: ma lei bisogna che frequenta meno ragazze, cioè sta fissa, e studia un po' di più, figlio mio. Questo è un analfabeta. Vedete che la tripartizione non è una teoria campata per aria, poi dei risultati pratici immediati. È ovvio che se si propone un referendum di quel tipo, milioni di persone voteranno, ma per altri motivi, per esprimere la loro approvazione, disapprovazione, o semplicemente perché soggiogati da alcune influenze politiche che non hanno niente a che fare col diritto costituzionale. Ora, il fatto che poi si tenda più o meno, per esempio, a esagerare con l'istituto referendario, nemmeno va tanto bene con questa sfera. Si sono visti i guai della California, che ha esagerato con i referendum. Poi però ci sono anche le situazioni come il Pakistan, dove la legge è solo quella della Sharia, dove non c'è una legge laica. Quindi vedete che la situazione si presta a molte sfumature. Comunque, il settore giuridico si autodetermina democraticamente, Parlamento, e questo è quanto, ed è autonomo. Il terzo settore è quello culturale e spirituale, vedete, è il contrario esatto di quello storico, le teocrazie asiatiche iniziali. E qui i settori fondamentali sono scuola, arte, cultura, scienza, ricerca, religione e missione delle sentenze. Ce ne sono anche altri, ma queste sono le colonne portanti. È evidente, ormai è acclarato, che una società in cui non ci sia una libera produzione di nuove idee, espressione, libertà di pensiero, di espressione, il primo emendamento della Costituzione americana, è destinata a inaridirsi molto rapidamente. L'abbiamo visto nei sistemi totalitari, la cultura che deve sempre sottolineare il cittadino all'interno di quel sistema, cioè, ha prodotto quasi niente, poco comunque. Questo poi non significa che ci debba per forza essere un regime rigido comunque. Orson Welles diceva che nel XVI secolo in Italia c'è stata una continuazione di guerre, tradimenti, stupri, ammazzamenti, e abbiamo prodotto l'80% dell'arte figurativa mondiale. In Svizzera era una pace assoluta, non voglio insultare gli svizzeri, cioè hanno prodotto l'orologio a cucù. Ecco, qual è il centro allora dell'attenzione in questo settore? Nel primo era la competenza o l'esperienza nel settore economico, nel secondo la capacità di giudizio di ogni maggiorenne, qui sono le doti individuali. Nel settore spirituale e culturale deve valere esclusivamente la capacità dell'individuo. Non ci devono essere altre considerazioni economiche, di natura politica, classi sociali,
dinastie o compagnie. L'abbiamo visto recentemente con i nostri musei, sembrava un problema insolubile. I libri bianchi sui musei italiani hanno consumato tanta carta che è sparito un bosco. Sono arrivati i tecnici stranieri, finalmente scelti, dimenticandosi la bandiera, perché erano bravi. Un anno, non hanno più deficit, producono ricchezza, aumentate le presenze. Tutto il mondo ci riempie, culturale, internazionale, non fa che fare complimenti. Persino Pompei, la Cenerentola, va un po' meglio. Perché? Perché hanno messo al posto giusto persone capaci. Nel settore culturale questo è assolutamente vitale. Ora, scusate, in questa ottica naturalmente una posizione centrale c'è la scuola. La scuola è la base di questo settore. E qui tocchiamo un argomento, perché ci sono pochi sistemi pubblici di istruzione che non siano soggetti a critiche pesanti da tutte le parti. È un sistema molto complesso. Ricordo che quando c'era l'Unione Sovietica si diceva che dopo l'Armata Rossa il sistema delle pubbliche istruzioni italiane era il complesso più numeroso. Forse esageravano, ma qual è la base? L'insegnamento, quindi il docente. Quale deve essere la base del docente? Un'antropologia completa, una conoscenza completa dell'essere umano, che secondo la scienza dello spirito riguarda la parte fisica, la parte animica e la parte spirituale. Ne abbiamo parlato molte volte, cammino per un bosco, un prato in primavera, i miei sensi, la parte fisica, mi trasmette colori, odori, profumi, eccetera. La mia anima ne gode, ma il mio spirito ragiona, guarda quell'albero, l'anno scorso era più fiorito, guarda quest'albero è seccato completamente, dove interviene il pensiero, questa è la parte spirituale. Bisogna avere questa antropologia completa, perché solo così il docente può assolvere alle sue tre funzioni fondamentali. La prima, sollecitare nel bambino, che la parte più delicata dell'istruzione è da 1 a 14 anni, da 0 a 14 anni. Sì, anche il poppante ha i suoi diritti. Sollecitare le forze adatte ai periodi di crescita, che sono da 0 a 7 anni e da 7 a 14. Se si azzecca questo, è già un buon asilo fatto bene, è fondamentale, si assicura una buona fetta di salute e vitalità per tutto il resto della vita. Un po' l'educazione è come una partita a scacchi, eh? Prima di cominciare avete una montagna di possibilità, ma dopo le prime 4-5 mosse già le possibilità si sono ridotte in maniera spaventosa. E quindi per individuare quali forze e come vanno sollecitate, facciamo un esempio, il bambino che fino a 7 anni viene portato a ragionare troppo intellettualmente svilupperà malattie nell'ultima parte della vita, sicuramente. Il bambino la cui memoria è sollecitata troppo, lo stesso, se è sollecitata troppo poco, ugualmente. Da 7 a 14 anni poi è il momento in cui, per esempio, si può sviluppare il senso sociale. È proprio predisposto il bambino, se non si fa in quel periodo, quasi difficilmente, e in tutto questo sistema che stiamo illustrando sono necessari uomini che l'abbiano sviluppato, un senso sociale. È il periodo in cui si può affiancare qualcosa di meglio al concetto di lucro, che comunque rimane. Se no abbiamo individui che in tutta la loro vita sono guidati solo dal lucro, negli affetti, nelle posizioni sociali, economiche. Il secondo obiettivo è quello di individuare le capacità proprie di quell'allievo. Ora, qualunque progetto didattico comincia così. La scuola deve sollecitare le capacità individuali, poi però bisogna vederne la pratica. Se il docente è capace di non proiettare se stesso nell'allievo, se riesce a essere indipendente dalle convinzioni generali, dalle mode. E in questo la scuola di Patacche ne ha fatte tante, Casi storici, lo ricordiamo, Alessandro Volta buttato fuori perché idiota senza speranza. Quello ragionava in un modo così elevato che gli altri non riuscivano nemmeno a intuirlo. Giuseppe Verdi è bocciato al conservatorio, non è stato ammesso al conservatorio. Dicono che abbia sbagliato il calcolo e il compito di armonia. Probabilmente l'ha armonizzato in un modo geniale, io la vedo così. E gli altri hanno pensato che non seguiva le regole. Siamo freschi se gli artisti seguono sempre le regole. Dunque, il terzo obiettivo è quello di individuare
le potenzialità di quel ragazzo e il percorso che deve fare. Qual è la direzione di studi e attività per la quale va indirizzato. In questo la scuola è proprio un fiasco. Una volta almeno i voti davano qualche valutazione. C'è stata una protesta all'università di Yale perché vengono dati troppi 110 e lode. Una protesta ufficiale al Senato degli Stati Uniti. Qui è lo stesso. Esame di maturità, 99,7% di promossi. Si instaurano dei rapporti con gli allievi per cui tu a uno gli dai un voto, arriva la madre che ti sbrana, dice ma come mio figlio, ma che? Lei non capisce niente. I professori alla fine, per lo stipendio che gli danno, dice ma senti, ma a me chi me lo fa fare? E si finisce con questa caterva di 110, per cui alla fine quasi quasi l'unica differenza è rimasta la lode. Poi abbiamo un concorso dove partecipano 80.000 persone, ma ci hai avuto un allievo per 20 anni, non sei capace almeno di licenziarlo dicendo questo è predisposto per le cose scientifiche, questo è artistico, questo... dagli almeno questa inquadratura, di modo che se uno va a fare un concorso all'Accademia Militare, dico ma guardi che lei è stato bocciato sempre a tutti gli esami di ginnastica, mi dispiace, educazione fisica, non può fare questo concorso. È poco serio questo esempio, ma ogni tanto alleggeriamo un po'. Queste sono tre funzioni fondamentali della docenza. È evidente poi che nessuno dovrebbe stabilire normative se non è impegnato nell'insegnamento o perlomeno in un'attività culturale. In quel momento deve avere il polso vivo della realtà didattica, non che ha insegnato vent'anni prima. Io avevo degli insegnanti che tiravano sempre in ballo la riforma Gentile, me lo ricordo, c'era in pieno 68 la riforma. Poverini, si condannavano da soli alla ragnatela. Oltre questo, e questo agli insegnanti non piace, gli insegnanti si dovrebbero occupare anche molto della parte amministrativa, perché se no continuano a rimanere insegnanti poco pratici e formano persone poco pratiche. Questo è stato evidenziato da molti studi, non parlo per simpatia. Infine l'autonomia. Nessuno più osa contestare questa parola. L'autonomia didattica adesso è un totem, è un tabù, è un Vangelo. Però poi nei fatti, la realizzazione è molto faticosa. Probabilmente ci vorrà ancora molto tempo. È chiaro che se io per esempio dico alla fine del primo mese o al primo anno l'allievo deve dimostrare il possesso delle fondamentali capacità di calcolo, alla fine del secondo anno della dialettica della propria lingua nei rapporti con gli altri, alla fine del terzo anno sviluppare la sensibilità artistica, questo è un programma che lascia molta autonomia. Se comincio a dettagliare accuratamente che cosa bisogna fare il primo semestre, al secondo, al terzo, al quarto... Adesso questo è un discorso delicatissimo, perché tutti fanno del loro meglio in sede amministrativa e in sede didattica pratica. Certo però che la sostanza didattica non dovrebbe essere inquinata da quella amministrativa. Ora, questo è un panorama generale. E che cosa possiamo rilevare a questo punto? Che gli altri due settori, giuridico ed economico, da una vita spirituale veramente libera, cioè non soggetta a pressioni economiche, non soggetta alla burocrazia esasperante, ricaverebbero proprio gli alimenti di cui hanno bisogno. Per esempio la parte economica è un'innovazione in senso ecologico. Il sogno di quest'epoca dovrebbe essere che il sistema finanziario decide di finanziare la riconversione ecologica dell'industria. Sarebbe... Una decisione del livello pari all'adozione del cristianesimo da parte dell'impero romano, saremmo a quei livelli. E la parte politica, per esempio, dovrebbe ricevere la giurisprudenza. Dice, ma come? Ce n'ha molto bisogno. Perché ritornando a quel testo del referendum del 4 dicembre, che come impostazione è improponibile, l'ha anche scritto in maniera veramente pedestre, adesso poi non è che il vizio si è perso, ci sono delle leggi che stabiliscono che sotto la luce della luna puoi fare certe cose che sotto quella del sole sono illegittime, perciò dopo due anni di dibattito. Ecco, quindi se il settore culturale fosse veramente libero potrebbe darle queste dritte
e anche nel sistema elettorale. Il professor Sartori, che ho già citato, per 20 anni ha detto: adottate il maggioritario a doppio turno. Non mi pronuncio e non sono parte in causa, ma se aspettiamo che i politici fanno una legge che va bene per tutta la nazione, insomma, sarà un compromesso veramente tosto. Però speriamo che lo trovino, io glielo auguro di cuore per il bene di tutti. Ora, mi pare che il quadro sia abbastanza chiaro. Molto di questo è già stato realizzato. La magistratura indipendente fa parte del sistema culturale e spirituale. Sembrerebbe statale, no. Solo l'inquadramento è statale. L'elemento economico fornisce i stipendi e i mezzi. Ma noi siamo molto attenti che la magistratura non sia influenzata dalla politica. Certo, se il conflitto supera certi limiti non va tanto bene, ma è molto preoccupante uno Stato in cui magistratura e politica vadano d'amore d'accordo. Finiamo con i tribunali speciali. Lì la separazione deve rimanere piuttosto netta. I tribunali del popolo, insomma, le conosciamo queste esperienze. Ora, mi sembra che in materia sia stato detto tutto. Concludiamo anche qui con la solita raccomandazione. Anche il settore culturale e spirituale si sceglierà i suoi vertici dirigenziali. Lo farà come meglio crede. Ma alla fine dobbiamo avere 3 sfere autonome. Autonome, ma evidentemente qui comincia la parte veramente sottile, per cui all'inizio abbiamo detto che la tripartizione è una formula di comodo che usiamo noi. Perché la traduzione tedesca di triarticolazione in italiano è difficilissima da pronunciare e ci fa pensare subito ai reparti di ortopedia. Però in realtà il sistema è una proiezione della nostra Costituzione. Anche qui l'argomento è molto delicato, attenzione, spero di riuscirmi a spiegare. Noi siamo costituiti da 3 sfere. Un sistema nervoso, che si esprime nel pensare, sistema nel sensoriale nervoso, un sistema respiratorio, cardiorespiratorio, e un sistema di ricambio, e che io ho ben indicato. Il secondo fa appello all'attività del sentimento e il terzo a quella della volontà. Nella vita normale, se voi dimenticate qualcosa, fate accidenti, è intervenuta l'attività mentale. Se avete uno spavento, un'emozione forte, fate così, perché la sede delle emozioni è qui. Se dovete dare un gesto di volontà, battete i pugni sul tavolo, battete le gambe, utilizzate le braccia, quindi è giustissimo dire che le membra sono collegate all'espressione della volontà. Ora, è stato commesso un errore nell'insegnamento della tripartizione che è stato molto dannoso, cioè trasferire direttamente tutto questo nell'organismo sociale. Questo Steiner non l'ha mai detto. Lui ha detto: studiate attentamente come i 3 sistemi sono autonomi ma articolati tra di loro. Perché, facciamo un esempio molto semplice, se il sistema circolatorio del respiro non fa fluire nel cervello il sangue, si atrofizza subito, ma se ne fa fluire troppo c'è l'emorragia cerebrale. Se il sistema del ricambio non depura il sangue come deve, il cuore si gonfia subito, i reni, perché i reni subiscono l'aumento della pressione, è disastroso per i reni. E potremmo continuare con centinaia di esempi che dimostrano che cosa? Che i 3 sistemi devono funzionare autonomamente. Cioè il sistema del ricambio deve fare il suo lavoro bene, non essere influenzato dal sistema respiratorio, perché l'asma altera molto il ricambio, per esempio. Ma non possono essere considerati separati, cioè tripartiti. Debbono continuamente scambiarsi le forze di cui sono soli i produttori. Ecco, Steiner raccomandava: studiate bene questo, e poi vedrete che il pensiero imparerà a triarticolare bene l'organismo sociale. Quale può essere un esempio? È un condominio tripartito in 3 villette. Lo stesso terreno, sono tripartite, non hanno nemmeno un condominio in comune. Ho usato male il termine condominio, una comproprietà. Nel migliore dei casi qualche muro di confine. I 3 settori di un ospedale, chirurgia, clinica e diagnostica,
sono autonomi, ma collaborano continuamente, ti servono continuamente mentre operi l'esame dei tessuti, mentre curi, prepari per l'intervento operatorio. La diagnostica ha bisogno delle indicazioni della clinica, perché gli esami sono un'infinità, non li possono fare tutti. Ecco, i reparti di un ospedale sono autonomi, ma collaborano. In questa ottica si vede come, e questo colpirà senz'altro, il sistema nervoso del pensiero è l'espressione poi più vicina all'attività economica. Adesso spieghiamo perché. Il respiro e il sentimento a quella giuridica e il ricambio del membro a quella spirituale. Sembrerebbe il contrario, ma in realtà di che cosa è fatta l'economia? Innanzitutto della ricchezza data, dei suoli, e dalla capacità degli abitanti di quel luogo, che sono tutte qualità ereditate dal passato, dal comportamento di quegli abitanti nelle incarnazioni precedenti e da come è stato trattato quel suolo precedentemente. Quindi corrisponde esattamente al sistema spirituale, che è basato su che cosa? Sulle qualità che uno si ritrova alla nascita come conseguenza delle sue vite precedenti. Ecco perché c'è questo collegamento. E abbiamo visto dunque che la tripartizione non è campata per aria, è fatta per uomini tripartiti. Noi siamo tripartiti, abbiamo bisogno di un organismo sociale tripartito, perché se è bipartito, politica e economia da sole, prima o poi si distruggono l'un l'altra. In un periodo prevale l'economia, poi prevale la politica. Adesso sentiamo che l'economia si è quasi mangiata la politica, ci sono stati periodi in cui la politica ha quasi distrutto l'economia. Se non hanno il filtro della terza sfera spirituale in mezzo, questo è inevitabile. Come non potrebbe vivere una persona che avesse solo il sistema nervoso e il sistema di ricambio? Morirebbe alla nascita, ovviamente. Speriamo che non succeda mai. Qui possiamo scendere ancora più nel profondo. Tutto quello che riguarda la vita culturale e spirituale deve riferirsi soltanto alla vita prenatale, cioè alle doti, come abbiamo detto, che l'individuo si porta in questa vita. Nulla di attualmente sviluppato, perché se la vita spirituale si occupasse dell'attualità, allora creerebbe sicuramente dei feudi spirituali insopportabili. Dell'attualità si deve occupare la sfera giuridica politica, cioè di quello che succede a un individuo tra quando nasce e quando muore. Non deve aver rilievo se sia un genio perché nelle incarnazioni precedenti se l'è procurato. Che facciamo? Diamo l'assistenza sanitaria ai geni e non a quelli che hanno un'intelligenza normale? Non deve contare nulla quello che abbiamo fatto prima di nascere nelle altre vite. Deve contare solo quello che facciamo da nascita a morte. Ha diritto alla pensione il genio, ha diritto alla pensione l'umile che proviene da una famiglia che non l'ha potuto far studiare, ha diritto alla pensione quello che vince i 100 metri alle Olimpiadi perché si è portato delle doti fisiche dalle incarnazioni precedenti rilevanti, e anche il povero handicappato che purtroppo non lo ha fatto questo lavoro in precedenza. E poi la parte più sconvolgente è quella economica, perché l'attività economica invece riguarda la vita post mortem. Questo può sembrare incredibile. Nella conferenza sull'aldilà, che mi dicono è arrivata a 42.000 accessi, se questa ne avesse solo la metà sarei felice. Che cosa succede? Noi siamo circondati, per esempio, da tutti i pensieri che abbiamo avuto durante la vita. Pensieri luminosi producono la luce intorno a noi, pensieri materialisti spenti ci condannano al buio. Ma per la configurazione del nostro io terrestre nell'aldilà e nella successiva incarnazione è decisivo quello che facciamo nella sfera economica. Perché? Perché la sfera economica quasi sempre occupa soprattutto il corpo. Una grande parte della produzione è fatta di fabbriche, trasporto, estrazione minerali, e poi la parte del commercio anche, caricamento, scaricamento navi, imballaggi, l'attività corporea è molto coinvolta, quindi l'attività animica si riposa, mentre invece in un poeta è il contrario. Guardate la vita di Leopardi, quasi non dormiva, diceva io tengo l'anima coi denti, sono così malato e debole che non riesco a sviluppare nemmeno una vera malattia che mi ammazza. Lì la vita animica non aveva soste, e
non poteva progettare il futuro. Invece, quando la vita è corporea prevale nell'economia, l'anima si riposa, lo spirito progetta il germe della vita post-mortem e della incarnazione successiva, con una linea di spartizione terribile, che se non lo fa con un senso di fraternità almeno minimo, si prepara un post-mortem terribile. Perché? Perché lo stesso egoismo lo accompagnerà dopo la morte. Non è difficile intuire che un'attività economica come quella di Olivetti deve avere delle conseguenze positive per i dirigenti, eccetera, mentre un'attività economica come quelli che passano il pannolone deve averla qualche conseguenza negativa. Non è difficile immaginare che anche il buonsenso ce lo dice. Stranamente, dunque, l'attività economica è quella che produce più spiritualità nel post-mortem e forse anche la più delicata e pericolosa. Ho scritto questi cartelli che spero che si leggano, perché sennò lì non è mai molto chiaro, la mia calligrafia è quasi pessima. Altre tre sfumature. L'attività culturale richiede un certo isolamento, non deve diventare eremitaggio. Ma se voi dovete scrivere una poesia, comporre un quartetto d'archi, o studiare un problema matematico, una soluzione anche industriale, bisogna che vi chiudete nel vostro studio e elaborate le vostre qualità. So che c'è il lavoro di equipe, per carità, però è sempre un lavoro di tante persone che portano il loro contributo personale. Invece nell'attività giuridica politica questo sarebbe nefasto. Bisogna parlarsi, ci vuole il dialogo. Non a caso l'istituzione si chiama Parlamento. Lì bisogna proprio confrontarsi. Quando tutti si scandalizzano perché ci sono degli scontri aspri in Parlamento, certo se vengono alle mani no, ma io non troverei niente di strano in questo. Uno sostiene con tutta la sua anima, emozioni, le proprie idee. E da questo confronto poi è molto più probabile che venga fuori una soluzione giusta, che se tutti se ne stanno chiusi e si tengono le loro idee ben nascoste. E nel settore economico invece ci vuole il confronto continuo delle competenze ed esperienze. Si diventa buoni economisti nella seconda parte della vita, perché ci vuole l'esperienza sul campo. Gli studi teorici, l'abbiamo visto, hanno dei limiti molto grandi. Ora, questo è il panorama collettivo. Possiamo aggiungere qualcosa che riguarda la vita internazionale. Le varie culture si amalgamano molto meglio se interviene solo la sfera spirituale, se non ci sono ingerenze economiche e politiche. Noi lo vediamo apertamente. Per esempio, ci sono ricerche universitarie che coinvolgono università di nazioni che reciprocamente si sono applicate sanzioni commerciali. Ci sono progetti europei a cui collaborano università russe, eccetera, eccetera. In campo giudiziario, per esempio, non c'è più un sistema giudiziario che non usi sentenze prodotte in altri paesi, anche se non hanno in quel momento una grande amicizia politica. I richiami alla legislatura e l'emissione di sentenze in altre nazioni sono frequentissimi. Certo, questo, se qualcuno non segue la vita giuridica non se ne accorge, però è così. E in quest'ottica poi emerge il dato fondamentale, e cioè che l'economia è di per sé antisociale. Non c'è niente da fare. Se voi cercate di eliminare questo aspetto antisociale dell'economia, non produce niente, si blocca. Tutti sanno che l'economia non ha la via di mezzo, o cresce o decresce, lo vediamo nelle nostre esperienze. Allora che facciamo? No, la lasciamo antisociale? No, è qui che devono intervenire l'apparato giuridico, come abbiamo visto, con una normativa che non soffochi. La burocrazia può distruggere l'economia. E l'apparato giuridico fornendo quell'educazione sociale che è indispensabile, perché sennò finisce tutto comunque in una farsa. In quest'ottica, se si esaminasse a fondo la situazione, si vedrebbe che la tripartizione è già in atto. È già in atto. Ci sono state anche delle esperienze italiane di tripartizione che io chiamo naturale.
Quando si decise di sviluppare il sistema idroelettrico, si fece un miracolo di tripartizione. La scuola fornì immediatamente, creò dei corsi per licenziare ingegneri idroelettrici e tecnici specializzati. Lo Stato in poco tempo elaborò delle leggi magnifiche per gli appalti, per la distribuzione delle competenze. Il sistema economico riuscì a mettere su delle industrie, delle aziende efficacissime e le banche fornirono tutto il capitale con fondi reperiti con emissioni obbligazionarie che non pesarono un soldo allo Stato. È stato un esempio, mi dispiace che nei libri di economia non si trova mai citato. Noi non siamo nazionalisti perché il nazionalismo è veramente superato, non va d'accordo né con l'economia, né con l'apparato spirituale e tantomeno con quello giuridico, però patriottici sì, quando facciamo qualcosa di buono. Quindi in quest'ottica l'economia va lasciata fare il lavoro suo, però va contenuta, è l'unico modo per farlo. E il sistema circolatorio, per se fosse lasciato libero, ci manderebbe la pressione a 400. Ci pensa il sistema del ricambio, ci pensano il settore endocrino, ormonale. Infatti, quando cresce la pressione, si fanno subito le indagini tiroidee, eccetera, 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 sono le prime che si fanno, vuol dire che il freno non ha funzionato. Il sistema del ricambio, se fosse per lui, praticamente trasformerebbe quasi tutto. Invece no, c'è un sistema che prima di far arrivare una sostanza al cervello, la trasforma in zucchero e poi in calore. Il cervello vive solo di calore ereditato dagli zuccheri. Adesso non voglio annoiare con questi dettagli, forse un giorno faremo una conferenza sulla fisiologia umana approfondita dallo Steiner. Dunque, ci sono nazioni che l'hanno già un po' realizzata, forse non tanto consapevolmente, e se noi andassimo a verificare le nazioni che vivono meglio, sono nazioni in cui lo Stato non disturba l'economia, in cui c'è una vita spirituale molto libera. All'interno di tutto questo si pone poi il problema centrale, scuola pubblica o scuola privata? Su questo gli scaffali di questa libreria non sarebbero sufficienti. E anche qui, evidentemente, chi pensasse di eliminare la scuola pubblica veramente avrebbe poco il senso della realtà. Oltretutto è stata ottenuta a caro prezzo. E poi anche verso la scuola privata bisogna prenderla con le molle, perché, per esempio, il 7% degli studenti inglesi va in questi super istituti blasonati, costosissimi. E l'80% delle classi dirigenti inglesi viene da quel 7%. Noi non sappiamo se ci potrebbero essere tanti geni, tante belle intelligenze che però non arriveranno mai a dire la loro perché non vanno i mezzi economici per accedere a quelle scuole. Negli Stati Uniti il debito degli studenti universitari americani ha superato i 1.000 miliardi di dollari. Quando è scoppiata la crisi del 2007, lo Stato americano, la Federal Reserve, riuscì a mettere insieme per emergenza 750 miliardi. Il debito degli studenti americani ha superato i 1.000. Ormai in America, finite le scuole preuniversitarie, l'unica cosa che decide è la possibilità finanziaria della famiglia. E anche in questo sistema vediamo che, per esempio, gli allievi, figli di grandi finanziatori dell'università, camminano molto di più degli altri, trovano meglio lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, evidenziare i difetti della scuola pubblica, ma osannare quella privata, è una posizione manichea che non si può accettare. Quindi qual è la giusta proporzione? La scuola pubblica va migliorata tutte le volte che si può. Però bisognerebbe avere il coraggio di aiutare la nascita delle scuole private. Perché? Perché nelle scuole private è possibile una sperimentazione che in quelle pubbliche la rigidità del sistema non permette. La scuola pubblica è molto impegnata, giustamente, a difendere i diritti dei professori, dei docenti, immissione in ruolo, anzianità, titolarità del posto, titolarità della cattedra. Sistema complicatissimo, è già tanto che si riesca un po' a occuparsi degli allievi. Faccio un esempio molto semplice. Nelle scuole steineriane, molto diffuse in Inghilterra e in Germania, poi quando diciamo che quei paesi vanno bene,
L'orario scolastico è totalmente diverso da quello delle scuole pubbliche. Si studia, per esempio, 2 ore matematica per un mese. Poi c'è attività artistica, manuale, anche i maschi imparano a fare l'uncinetto, creta, pottery, e musica, tutti devono imparare a suonare uno strumento. Poi il pomeriggio magari si fanno 2 ore di lingua. Si va avanti così un mese. Non sapevo nulla di steinerianesimo quando frequentavo il liceo, ma a un certo punto da solo mi sono divorziato dalla scuola. Arrivavi alle 8:20 dopo un viaggio mostruoso con 3 pullman pieni, che praticamente allo stomaco bisognava tenere sempre la bocca chiusa. Cominciavo alle 8:20 matematica, riuscivo appena a capire qualcosa. Alle 9 arrivava l'insegnante di filosofia. Le ore erano di 40 minuti, no, di 50, mi sbaglio, di 50. Riuscivi almeno una, arrivava quella di storia dell'arte. Poi un piccolo intervallo ed erano 6 materie. Fino a un certo punto io mi sono divorziato consapevolmente. Ho detto, sentite, fatevela da voi. Io non mi faccio distruggere da questo sistema da pazzi. Starò attento a non farmi rimandare, se no mio padre mi riempie di botte. Era un incentivo molto preciso. Si vede che anche lui aveva capito l'andarsi, cioè, senti, non mi importa niente, ti prendi, ma non ti farmi andare perché ho i soldi per lezioni private d'estate e non li tiro fuori. Ti riempio di botte, pensaci bene. Mi sono attenuto a questo criterio, credo di aver fatto bene. È pazzesco quel sistema, era impossibile. Immaginate poi l'antica liceo classico su 15 materie portate alla maturità per 3 anni. Cioè c'era latino, greco, letteratura latina, teoria, matematica, geometria, trigonometria, chimica, fisica, astronomia, storia dell'arte. C'è stato un esempio di questo tipo molto ficcante in Germania, dico molto produttivo. Si sono accorti a un certo punto che nelle scuole private in cui si studiava musica seriamente, cominciando da quelle stanieriane, che sono molte, gli allievi davano risultati eccellenti in tutte le materie. Che cosa lo fa? Siccome sono tedeschi e quindi le cose le fanno su 6. Hanno scelto una serie di scuole in tutta la Germania di tutti gli ordini studi. 10 elementari, 10 medie, 10 licei, 10... fate voi. Metà delle sezioni studiavano strumento e metà no, continuavano come prima, a scelta delle famiglie. Dopo 5 anni gli allievi che studiavano seriamente uno strumento avevano voti migliori in tutte le materie. Nessun problema disciplinare e soprattutto nessun contatto con la droga. L'impulso a estenderlo a tutta la scuola tedesca è venuto proprio dalle autorità che si occupano del controllo della droga. Cioè da una scuola privata è emersa una sperimentazione che poi è stata estesa a tutta la scuola pubblica. Mi sembra che sarebbe un rapporto eccellente, perché... Oltretutto bisogna anche stare molto attenti che diciamo che la scuola pubblica spesso è troppo burocratizzata, ma se si abbandona la scuola privata cade nell'altro settore, quello economico, cioè il ricatto economico diventa feroce. Allora deve abiurare ai propri principi per andare incontro alle esigenze delle famiglie facoltose soprattutto. Mi pare che l'anno scorso la scuola Montessori, che comunque è molto inserita, qui, per via di un taglio di fondi comunali, ha dovuto rinunciare a delle attività di sostegno piuttosto importanti. Speriamo che l'abbia recuperata. Allora, questa ottica mi sembra la più saggia. Siamo vicini alle conclusioni finali. Dunque, la tripartizione si realizzerà. Tutti gli obiettivi che la civiltà occidentale doveva raggiungere sono stati raggiunti attraverso catastrofi. Sarebbe stato molto più intelligente evitarlo. E qui non sarà diverso. Se accompagneremo il fenomeno consapevolmente, e questo significa intanto diffondere la conoscenza. Ripeto, se questa conferenza raggiungesse 20.000 persone più presenti, che sono i fondamentali per essere stati qui oggi, ognuno conosce 10 persone. Perché non bisogna anche aver paura di una crescita silente. Si svilupperà come le piante. La pianta cresce lentissima, poi di botto tira fuori il fiore. Sarà lo stesso anche qua. Dipende ancora una volta da noi, se lo facciamo secondo le esigenze dell'anima cosciente o se ce lo facciamo imporre da circostanze quasi sempre drammatiche. Ora, in quest'ottica possiamo aggiungere qualcosa che ci riguarda come europei. Questo dibattito Europa sì, Europa no,
La faccenda dell'euro, consentitemi di rimandarla alla conferenza sull'economia, ma alla luce della tripartizione l'Europa è un vaso di cristallo. Tutte le volte che facilita la circolazione delle idee, che protegge la difesa dei valori religiosi, noi ci sentiamo orgogliosi di essere europei. Quando si incaponisce burocraticamente a decidere la lunghezza dei cetrioli nelle scatolette, quando produce tutta questa serie di norme che rendono quasi impossibile seguirle, la vediamo soffocante. Quando il primo ministro inglese, la signora Thatcher, molti anni fa tenne quel famoso discorso per chiedere una parte dei suoi soldi indietro, la famosa frase «I want my money back», tutti diedero importanza a questa frase, ma la più importante non era questa. Ricordo che mi colpì. In Inghilterra abbiamo combattuto molto per liberarci da uno Stato burocratico sopraffattore, non verremo ad accettarlo in Inghilterra, e quella è la vera spiegazione della Brexit, una delle spiegazioni. In quel momento mi resi conto abbastanza che questi non diventeranno mai parte integrante di un sistema politico europeo. Tutte le volte che l'Europa si mostra solidale, noi siamo ben fieri di essere europei. Se lascia uno Stato che ha le sue colpe, senza anestetici, antibiotici, anticoagulanti, farmaci oncologici, ci vergogniamo. Che l'Europa non abbia una difesa comune, come chiede l'elemento giuridico, una polizia comune, è qualcosa che ce la fa apparire fallimentare, giustamente. Che non abbia un sistema fiscale che fa parte del settore giuridico unificato, ma come un'industria si va a piazzare in Irlanda e la sede della Fiat in Olanda perché è più comodo fiscalmente. Ma che razza di Europa è se non ha nemmeno una minima base fiscale imponibile? Ecco, quindi, quando si proporrà ancora il sistema Europa ai quesiti, noi abbiamo una cartina di tornasole, un esame, uno dice, sta rispettando la tripartizione? Lascia l'economia in pace senza burocratizzarla, difende i diritti delle minoranze, si limita a una produzione legislativa per i campi in cui lo deve fare, adesso potremmo essere sicuri che andrà avanti e porterà benessere a tutti. Tutte le volte che non lo fa sarà esattamente il contrario. Oggi in Francia si vota e quindi ci sono tre parole che vengono ripetute in continuazione, liberté, égalité, fraternité. C'è una letteratura immensa in materia, si sostiene che siano falliti questi tre ideali, sostanzialmente. Qualcuno ha doviziosamente dimostrato che libertà e uguaglianza sono impossibili. Alla luce della tripartizione invece è proprio il contrario, perché abbiamo detto che la sfera culturale e spirituale deve avere la massima libertà di espressione, che la sfera giuridico-politica ha la massima eguaglianza, la legge è uguale per tutti, lo trovate in ogni tribunale, che poi la multinazionale si difende meglio del singolo cittadino, è vero, ma c'è stato anche il caso Eric Brockovich, che è un fatto vero, una persona sola ha fatto fuori la multinazionale e ha portato alla luce il problema del coro esavalente di cui nessuno sapeva niente. Il settore economico, fraternité, l'abbiamo detto che è un'economia che non faccia associazione, che non abbia un senso di fraternità, che sia solo concorrenza, profitto, avidità, ci porterà dove dice il professor Sartori, la corsa verso il nulla. Non abbiamo alternative. Immaginate 3 miliardi di cinesi, indiani, africani che adottano il sistema di consumo che abbiamo dato noi. Se non siamo in grado di trasferirgli con convinzione un sistema diverso, già gli scienziati dicono che per soddisfare il nostro consumo di energia ci vorrebbero 2 terre di risorse. Qualcuno parla addirittura di 3. Non ci sono. Consumiamo il 40% in più di quello che il mare riesce a riprodurre. Ecco, siamo abbastanza convinti che l'economia così competitiva, basata solo sull'aumento della produzione per aumentare il reddito, non ha futuro. Alla base di tutto, però, in conclusione, bisogna dire che se si tenta di costruire una società, un sistema sociale su basi materialistiche, il fallimento è certo. La prima generazione se la passa bene, la seconda abbastanza, la terza sopravvive e la quarta sta nei guai fino al collo. E lo vediamo con i nostri giovani. C'hanno delle prospettive terrificanti.
Chiunque conosce bene i sistemi dei meccanismi dei sistemi pensionistici sa che la preoccupazione per chi oggi ha 20-25 anni è immensa. Non c'è nessuna certezza che sarà possibile dargli una pensione. Per la prima volta si dice che questi giovani avranno una vita di qualità inferiore ai loro padri. Questa è diffusissima la cosa, e i giovani purtroppo lo sanno. Concludiamo con quella che è la missione dell'epoca dell'anima cosciente, che si articola in tre direzioni: conquista della libertà di pensiero, di un senso sociale vivo e di una conoscenza spirituale adeguata. Conoscenza spirituale è tutto quello che trattiamo in queste conferenze. Lo spirito deve entrare nella coscienza e nella conoscenza. Se gli si chiude la porta, i suoi diritti li fa valere nel subconscio, però fa la stessa cosa del negativo rispetto alla fotografia. Una forza positiva che attende di essere sviluppata coscientemente, se viene repressa diventa una forza negativa. Una spinta ad agire diventa pigrizia, un coraggio a intraprendere diventa paura, una fiducia verso gli altri diventa una sfiducia tremenda. Non è indolore il rifiuto dello spirito. E l'antroposofia dà sostanza a questa conoscenza spirituale, non è una mistica vaga, è tutto quello che trattiamo qui. Ci sono domande? Se posso, vabbè, io da internazionalista, ero di scienze politiche, ho lavorato anche con la cooperazione italiana, quindi cioè, è stato illuminante, no? Sulla base delle cose che conosco. Questo discorso della ripartizione che appunto, lo ammetto, non conoscevo e mi ha... Se io adesso vedo il discorso proprio... Visto questo non sapeva niente. Io sono oggettivo e sulle cose non so, e quindi... sì, adesso però vedo la situazione internazionale, no? Attualmente, vedo come questa ripartizione nei rapporti tra stati è assolutamente non rispettata, soprattutto perché tendenzialmente io adesso lavoro per un grande gruppo finanziario multinazionale. Io so se il mio gruppo finanziario multinazionale, che è presente anche in piccoli paesi, viene fatta una legge che va contro i suoi interessi, farà un'attività di lobby molto semplice per modificare quella legge. E così accade, no? Normalmente. D'altra parte, oggettivamente, anche i rapporti tra stati sono po' diversi, no? Attualmente da questa sostanziale ripartizione, perché si sta tornando, e questo secondo me è un evento in cui stiamo tornando indietro, a una antica politica di potenza, no? Rispetto a un tentativo che era stato fatto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che era un tentativo di modificare questa cosa. E quindi volevo chiedere, questa ripartizione nell'ambito della i rapporti tra stati, la politica internazionale, è possibile, è impossibile? Guardi, l'attuale situazione è determinata dal fatto che le esigenze attuali imporrebbero la tripartizione, sì. E invece noi non la favoriamo e ci andiamo contro. Piketty, nel libro di cui parlavo prima, ha dimostrato benissimo che l'1% degli americani, con la sua ricchezza, influenza con le lobby le leggi a Washington. Obamacare e compagnia bella. Ma questo produce delle disuguaglianze terrificanti. Adesso noi non sappiamo nel corso del tempo questo tipo di disuguaglianze e che conflitti produrrà. La concezione della tripartizione vorrebbe intervenire prima di quello, perché come lei giustamente adesso ha detto, noi stiamo assistendo a molte curve a U, dalla liberalizzazione torniamo al protezionismo, dall'apertura delle frontiere torniamo alla chiusura, dall'accettazione del diverso torniamo alla chiusura. Non c'è dubbio che questa è la linea di tendenza. Guardi che se interroga qualche economista serio, esperto di finanza, dirà che alla base della crisi dei derivati c'è l'abolizione della Glass-Steagall, la legge che negli anni 30 separava esattamente le società, le banche commerciali di investimento da quelle normali di prestito. Quella fu ottenuta in cambio di favori politici.
Proprio su questo si giocherà la partita, su questo non ci sono dubbi, perché le forze evidentemente porteranno dove tira l'acqua loro, questo noi lo sappiamo. Però in questa ottica, guardi, voglio fare l'utopia massima. Il dirigente di questa finanziaria dovrà pure avere un interesse che i suoi pronipoti o nipoti vivano in un mondo vivibile, perché questa linea non ci porta in quella direzione. Diciamo così, anche il personaggio più spregiudicato, anche se non vuole rispettare questi legami familiari, non ci crede, ma si dovrà reincarnare lui in questa terra. Una volta che il clima è stato compromesso, è quasi impossibile recuperare. In Cina hanno cercato di recuperare la loro frontiera nord-ovest piantando 100 miliardi di alberi. In una notte sono morti 70 miliardi di pioppe e non c'è più una vena d'acqua perché l'hanno usata tutta. Una volta che il sistema è compromesso, ci ha messo milioni di anni per prodursi, è difficilissimo recuperarlo. Persino, guardi, mi voglio spingere, l'organizzazione non proprio del tutto legale, non usiamo la parola malavitosa, dovrebbe avere anche lei l'interesse che i suoi pronipoti ci abbiano acqua da bere, aria da respirare. So che non crede alla reincarnazione, non crede alla necessità della fraternità in economia, però ci dovrà tornare. Cerchiamo di convincerlo della reincarnazione, non so che altro dirle. Quella società, la situazione che lei descrive è denunciata da Stiglitz, da Krugman, da tutti quanti, cioè piccole potentati economici e finanziari ormai governano tutto, pretendono. Benissimo, lo sappiamo che è così. Saranno i principali responsabili e ne dovranno rispondere, perché qualunque persona pensi che il suo comportamento poi rimane indenne nelle conseguenze è veramente un ingenuo. Questo sistema dovrebbe permettere evitare lo scontro frontale. La finanziaria continuerà a farli i suoi interessi, esattamente senza che lei perda il suo posto di lavoro, però si misura un po' con le altre esigenze e cerca di trovare un compromesso che gli permetta di continuare a farlo, perché il sistema ha dimostrato che il denaro ha una sua logica inflessibile. Lei produce una montagna di derivati e il sistema finanziario crolla. Dopo, le persone che fanno le scatole come la Lehman Brothers, ci mettono la fotografia del nonno, lo zio, il portacarte e se ne vanno, come ci fanno vedere, sono il prezzo di un sistema finanziario che non si è saputo autoregolare. Perciò non c'è nemmeno quasi bisogno di arrivare alle conseguenze nell'incarnazione successiva o ecologiche. E il denaro è una merce, tutte le merci sono deperibili. Invece il denaro noi pensiamo che non lo sia, lo vogliamo accumulare in eterno. No, lui segue una legge che se ne frega di quello che pensiamo noi. Quando è arrivato all'accumulo che ritiene necessario, semplicemente si autodistrugge e siamo tutti morti di fame. La crisi del 29, se lo ricorda, cominciò in borsa. Questa è cominciata in banca, è più vicina a noi, le grandi banche di investimento, le grandi banche commerciali, è più vicina alla vita economica quotidiana. E si può anche chiudere l'occhio verso questo fenomeno, comunque la tripartizione si affermerà, non ci sono dubbi, perché lo richiede l'esigenza della nostra evoluzione, si potrebbe affermare attraverso tragedie. Maestro Waldorf, lei ha parlato dei bambini, dell'educazione, del modo di studiare, cioè, la mia esperienza è questa. Bravo. Che ognuno faccia il suo, cioè, io da maestro mi occupo dei bambini fino alla società, non so, faccio anche maestro di materia oltre che di classe, col teatro e la musica. Mi ha fatto molto piacere quello che lei ha detto, tra l'altro studiamo da anni, quindi c'era molta pubblicità nei suoi confronti. Quello che dice è meritevole di ascolto. Io lavoro H24 come lei, forse io vedo in questo, nell'educazione dei bambini, un futuro migliore. Se no, la centralità della scuola non la contesta più nessuno a nessun livello. Complimenti. Oggi sono venuto alla fine con mia moglie proprio per questo che conosco. Complimenti, bravo. La centralità della scuola comunque è un fatto acquisito, non la discute più nessuno. Quello che potrei aggiungere a quello che ha detto lei è che tutti possono fare qualcosa.
da qualunque posto sociale si trovano, non esistono posizioni insignificanti e non ci vogliono uomini diversi o donne diverse. L'attuale tipo umano è perfettamente in grado di farlo. Potrei aggiungere qualcosa in più, che però può sembrare anche un'autoincensazione, per quello non ne ho parlato. Si pensa di intervenire su tanti problemi complessi credendo di avere il pensiero adeguato. Non è affatto così. Se io dovessi dire qual è il compito più importante dell'antroposofia, qual è stato perlomeno nel mio caso, indubbiamente mette a disposizione una serie di conoscenze illuminanti, ma è un'educazione tremenda del pensare. Ti mette in condizioni di affrontarli questi problemi. Dico una cosa che mi riguarda e non dovrei farle, è un errore. Quasi tutti quelli che mi scrivono dicono le sue esposizioni sono chiarissime. Non è merito mio. Frequentate assiduamente l'antroposofia, devotamente, per 10-20 anni e lo potrete fare tutti. È l'antroposofia che crea il pensiero che ci serve in quest'epoca e soprattutto il rapporto corretto con la volontà. Perché l'uomo moderno è proprio scisso, sceglie di fare una cosa e poi invece in realtà ne fa un'altra. Questa è una schizofrenia pericolosissima. Io devo dire solo una cosa. La mancanza o apparente mancanza di tutto quello che è successo dal 26 ad oggi, soprattutto per tutte quelle che sono le persone che dirigono il mondo. Cioè, dico, tutta questa conoscenza e coscienza che ci è venuta grazie a tutte queste persone dell'Ottocento, del Novecento e anche adesso del 2000. Come mai non trova un'espressione concreta, o perlomeno sta maturando forse, perché la speranza è questa, perché la catastrofe, come hai detto, è imminente. No, potrebbe essere. Chi ha prenotato la casa per le vacanze la tenga, per carità, la tenga. Dico, ci sono dirigenti in tutte le istituzioni nel mondo, persone che hanno potuto accedere a questi pensieri, a questa conoscenza. Come mai non si esprime? Lei è ottimista, io non sono così sicuro che la conoscenza antroposofica sia così diffusa. E poi le posso aggiungere un altro corollario. Steiner è molto occulto, anche quando si legge un testo che sembra lineare, di facile interpretazione, la vera essenza di quel passo segue un po' l'ipotesi dantesca. Sa che la Divina Commedia è scritta a doppia lettura, ci sono i passi esoterici, o voi che avete gli intelletti sani, via del pensare, mirate a che si cela sotto i versi arcani, cioè quelli misteriosi. No, io non credo che la cultura antroposofica si sia diffusa così e comunque che sia stata approfondita, perché vede, la grande difficoltà, per esempio gli studi sulla tripartizione sono quasi scomparsi, perché il valore di questi studi è solo se si riescono a radicare continuativamente nella realtà. Chi vuole parlare di tripartizione deve essere aggiornatissimo in economia, filosofia, finanza, e questo è un immenso lavoro, come dice il Signore, H24, perché è proprio così. Non solo deve informarsi, ma deve anche selezionare, perché qui stanno tutti osannando un trombone dell'economia che si è fatto un'intervista immensa per dire che le sorti dell'Europa dipendono dalle elezioni francesi. Tutti a battere, questo ci eravamo arrivati un po' tutti a capirlo. Quindi separare il grano dall'olio non è facile. Inoltre, per tutto quello che lei ha detto nell'Ottocento, sa, vale bene l'esempio di Nietzsche. Federico Nietzsche è molto tenebrato, ha perso la lucidità mentale. Steiner ha individuato benissimo il perché non riusciva a fare nessun altro, perché era un uomo estremamente onesto. Cioè, la sua aspirazione spirituale si scontrava contro la potenza delle leggi positiviste della scienza ottocentesca, che è stato il massimo momento del materialismo. E lui non ha potuto fare questo compromesso che fanno tutti quelli che accettano la scienza che ti dice che con la morte finisce tutto e poi vanno in chiesa la domenica. Questo è un caso milionario, insomma, nel senso, è quasi la norma. La sua onestà interiore gliel'ha impedito, ma il suo desiderio di spiritualità era così forte che questa dicotomia gli è stata fatale. Aveva anche una predisposizione fisica, purtroppo. Dica. Perdoni, ma perdonato. Prego. Perdonato. No, arriva un il vero
nemico, diciamo, dell'esposizione dei settori che ha fatto, potrebbe almeno dei primi due, economico e di giustizia, potrebbe essere identificato in un problema prevalente di il conflitto di interessi è il vero nemico, per di più aggravato dall'individualità, dagli individui che compongono gli organismi, sia di natura economica, sia di natura politico-giustizialista, e che fanno parte della parte spirituale. No. Quindi manca... No, no, cioè in che senso? I componenti della parte politico-giuridica fanno parte della parte giuridica-politica. Il conflitto di interessi sui due settori, politico e economico. Il vero nemico è che ci possa essere un'intersezione tra questi due, non un'interazione, una intersezione con interessi comuni che può portare poi a distorcere gli effetti e le decisioni degli uni e degli altri. Per di più il tutto aggravato dagli aspetti individuali, perché poi all'interno di ciascuno di questi organismi, ovviamente gli organismi sono somme di individui. Non sarebbe un po' come voler arrivare a spiegare all'algebra dalla teoria degli insiemi, escludendo l'operazione di intersezione e lavorando solo sull'unione di insiemi? Ah, guardi, lei per questo può arrivare anche all'ipotesi quantistica, eliminando completamente il calcolo ondulatorio e quello delle particelle. Ci si può arrivare, questo non glielo escludo. Guardi che è proprio su questo che verte la necessità della tripartizione. Le nazioni in cui i conflitti di interessi sono ridotti al minimo sono quelle leader in tutti i settori. Sono quelle che hanno già riconosciuto l'esigenza del tempo, che è quella di affermarsi. Poi l'elemento unificatore dei tre settori è proprio l'uomo, che fa il giudice la mattina, il pomeriggio va al supermercato come consumatore e la sera magari è impegnato in un'attività del settore politico-amministrativo, non so, consulente di un comune o cose del genere. L'elemento unificatore è proprio l'uomo, però quando il giudice entra nella sfera giuridica si deve togliere la toga, come l'operaio si toglie la tuta. Nel momento in cui il giudice poi passa e diventa un consumatore, lì deve ragionare con la logica dell'associazione di cui fa parte, non come giudice. Ecco perché si parla di triarticolazione e non tripartizione, ed ecco perché è tanto difficile. Perché non abbiamo il pensiero così immobile per seguirlo in tutte le evoluzioni. Per questo cerchiamo attraverso l'antroposofia di sensibilizzare sempre su questa esigenza primaria col pensiero attuale, frutto delle scienze naturali meritevolissime da Galileo in poi, possiamo affrontare l'inorganico, minerali, tutto ciò che è morto. L'economia è un fenomeno vivente, è un fenomeno che riguarda esseri umani, ci serve un altro tipo di pensiero. Non mi stancherò mai di dirlo che l'importato più grosso dello studio antroposofico è l'evoluzione e l'educazione di un pensiero a un livello adatto all'organico. Steiner diceva sempre che Galileo è stato quello che è stato per l'inorganico e Goethe, con la sua teoria mobile della metamorfosi, è stato il Galileo dell'organico. E questa qui è proprio la battaglia, guardi, la battaglia si svolge proprio a livello del pensiero, è lì che si decideranno le sorti. Se si continua a creare problemi complessi, ed è inevitabile con questo pensiero così limitato, pensando che poi li possiamo affrontare con i pensieri che li ha creati, ha ragione Sartori quando dice che la corriamo verso il nulla. Cerchiamo di cambiare questo percorso. La difficoltà che lei prospetta è proprio il cuore della importanza della tripartizione. Il conflitto di interessi si genera proprio quando tu c'è una società aerea che sotto anni che macera deficit, perché lo sanno tutti che ci sono dei parametri operativi che le società più moderne, Ryanair e Coa, hanno già superato da un secolo, e poi però tu sai che c'è l'intervento statale che si prende, poi a un certo punto l'Europa ti dice guarda,
Gli aiuti di Stato te li diamo solo se è minacciato il sistema. Infatti nel Monte dei Paschi l'hanno autorizzato, perché lì c'era il rischio sistemico di tutte le banche europee. E adesso se ti trovi un compratore, bene, e se no quando una cosa non funziona si svende. E lì c'è stato un conflitto di interessi tremendo, l'elemento giuridico. Oh, ma quante aziende sono state tenute insieme perché fornivano voti, ma erano belle cotte già da un pezzo. E c'è anche il contrario. Delle società più ricche, i potentati finanziari condizionano la produzione di leggi in un modo infame. Questo conflitto di interessi è proprio la mancata il mancato riconoscimento di questa articolazione autonoma ma coordinata da cui vengono quasi tutti i guai che abbiamo. Infatti nel mio ragionamento mancava proprio un pezzo, ho fatto l'esempio degli insieme perché è come se mancasse un elemento fondamentale che è l'elemento fondamentale è il pensiero umano. E guardi che quando Planck ha tirato fuori la teoria dei quanti, nessuno riusciva a valutare la luce se non secondo i fenomeni ondulatori e le particelle secondo quelli delle nanoparticelle, cioè come particelle. Nei quanti lui riusciva a fare tutte e due le cose messe insieme. È stata una puperazione di pensiero perché i due elementi stavano già lì. È nel pensiero che si decide la battaglia. Bene. Grazie.